Sì, i ragazzi hanno fatto una gara di grande spessore da un punto di vista mentale, da un punto di vista caratteriale. In qualche modo, ecco, abbiamo solo in parte rimediato a quella che è stata una settimana molto complicata in termini di risultati, in termini calcistici. Quindi questa è la strada e dobbiamo proseguire in questa direzione. Puoi dire oggi di aver ritrovato un po' il tuo mento? Beh, la settimana scorsa a Carpi la squadra ha fatto un'ottima gara. La partita contro il Padova purtroppo è stata una serata storta in tutti i sensi e ci dispiace un sacco. A Perugia ho visto una buona reazione al primo tempo e il secondo tempo forse non avevamo più le energie per reagire. Quindi questa settimana ci è servita per riprendere le nostre cose. I ragazzi dal primo minuto avevano tutta l'intenzione, insomma, di metterle in campo. Poi gli episodi hanno condizionato in modo netto quello che poteva essere un andamento diverso, però rimane una grande prova di carattere, un punto che fa morale. Episodi corretti, mister. Le due espulsioni più rigore. È tutto giusto oppure forse. Come sempre abbiamo sempre fatto, non c'è da fare vittimismo. Però ecco, se analizziamo gli episodi nelle ultime quattro gare, ci sono stati degli errori. Gli arbitri come noi possono sbagliare, però ci sono stati degli errori molto, molto marcati. E ci metto anche la partita di Carpi, ci metto la partita di Perugia, perché il fallo su Guccione non è stato nemmeno ammonito dopo 20 minuti. Questo, ripeto, senza fare vittimismo e attaccarci agli episodi. Però ci sono stati degli episodi molto netti che non sono stati sanzionati. Tutto qua. Ci puoi spiegare l'espulsione di Silvestro? Non ho ancora parlato con il ragazzo, credo che, insomma, era molto amareggiato. Poi ho fatto un bravo a tutti perché le energie, insomma, le abbiamo spese tutte in campo. Domani chiariremo l'episodio. È tornato al gol Ganz, un gol importante per lui, visto che non segnava da tanto. Sì, è un aspetto positivo della serata, aspetto positivo della serata e insomma un gol che gli dà morale dopo tante partite, ma eravamo sicuri che prima o poi ritornava a segnare. Un Mantova che non ha lasciato nulla di intentato anche in 9 contro 11, e questa è la squadra che vuole vedere Mister Troisi da qui alla fine del campionato? Sì, abbiamo due doveri in questo momento, quello di raggiungere il nostro obiettivo, perché comunque il club ci mette a disposizione tanto, e onorare la maglia, lasciando la ferita aperta, in tal senso come è successo contro il Padova. Quindi questa ci deve dare la motivazione sempre per rimediare a quello che è stata la settimana scorsa. Quindi ecco, stasera abbiamo cominciato e speriamo di portarla avanti fino alla fine. Altra buona prova da parte di Khedira, un giocatore che spazia molto là davanti e riesce a mettere in difficoltà tutte le difese. Sì, lui da un punto di vista puramente condizionale è un giocatore incredibile, però ecco, parlare del singolo stasera è riduttivo, è una grande prova di tutti, chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato, si è fatto trovare pronto e chi è stato anche in panchina a incoraggiare i compagni. Mantova in emergenza giovedì prossimo con due squalificati, qualche infortunio non sarà semplice. Sì, in questo momento è un po' la costante, perché anche stasera, se consideriamo, insomma, il reparto difensivo, c'erano molte defezioni. Ripeto, dobbiamo far leva più che sulle assenze, sul collettivo e sui giocatori che continuano a farsi trovare pronti.